Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Condotti EPS, nella fattispecie per quanto riguarda la rubrica delle porcate della federazione. Prima di iniziare, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, così che quando altri video, questo dei nostri altri format, saranno pubblicati, voi ne sarete informati e così non ve ne perdete uno. Ma colgo anche l'occasione per invitarvi a visitare il nostro sito internet www.borderlineitalia.com. Oggi parlerò di una porcata che riguarda tre episodi di Deep Space Nine. In realtà sono più di tre. Vabbè, nella fattispecie mi riferisco agli episodi 21, 22 e 23 dell'ultima stagione di Deep Space Nine. Oggi parleremo quando la Federazione ha ideato l'idea di fare un genocidio. Sì, non mi credete? Guardate, in questi episodi succedono tante cose, ma io estrapolo solamente le cose che hanno a che fare con il genocidio. Quindi, saliamo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a scoprire cosa è successo. La guerra contro il Dominio sta infuocando, i Breen si sono uniti al Dominio e quindi sono una forza inarrestabile, però i cambianti si sono ammalati, hanno un virus. Beh, può capitare, anche loro hanno il virus, non il coronavirus, che rende, diciamo, la loro pelle, quando loro sono nella loro forma solida, molto screpolata e iniziano a cadere a pezzi fondamentalmente. Damar, che era diventato il leader dell'Unione Cardassiana, si ribella e inizia ad avviare delle operazioni di resistenza interna per ostacolare il Dominio. Damar chiede aiuto alla Federazione e la Federazione manda la loro esperta di resistenza, ovvero Kiran Erso. Kiran Erso non parte da sola, ma parte con Odo e con Garak. Però prima di partire, Bashir chiede ad Odo se può avere un campione di Odo. Cioè, sapete, Odo è un cambiante, quindi se gli può dare un campione, perché lui voleva fare degli studi per quanto riguarda capire se si potevano creare dalla sua matrice morfogenica organi per sostituire quelli che non funzionano più. Siccome c'è una guerra, molte persone sono ferite in maniera grave e quindi magari hanno bisogno di un nuovo organo, e lui voleva fare questo studio. Con molta riluttanza Odo glielo dà. Quando Odo, Kira e Garak se ne vanno, Bashir scopre che Odo è malato della stessa malattia che hanno i fondatori e quindi glielo fa sapere, però lui dà l'impressione che non gli sta fregando nulla. Per capire meglio di questa malattia, Julian Bashir chiede alla sezione medica della flotta stellare di fornirgli la cartella clinica di Odo. Lo fa per avere informazioni del passato e compararle con quelle sue attuali per capire se riusciva a trovare una cura per Odo. Praticamente lui non riesce a trovare questa cartella clinica perché la sezione medica della flotta stellare non gliela vuole dare. Non gliela vuole dare perché ha bisogno di una autorizzazione di livello Sigma 9. Bashir va da Sisko e gli va a dire se gli può procurare questi documenti perché Sisko ha questa autorizzazione e Sisko gliela procura. Però cosa succede? Praticamente quando Bashir insieme a O'Brien vanno a guardare questa cartella clinica, Bashir trova qualcosa di strano, ovvero che i numeri, che lui si ricorda perché è geneticamente modificato, riportati in quella tabella clinica per quanto riguarda le condizioni di Odo, sono esattamente uguali a quelle di 7 anni prima. Lì si chiedono, ma è possibile che la sezione medica della flotta stellare possa in qualche modo taroccare una cartella clinica? Pensano che in realtà non sia stata la sezione medica, ma la sezione 31 a modificare quei dati. Successivamente cosa succede? Odo inizia già a manifestare i primi sintomi, ma riesce a nasconderli bene per il momento, e Bashir, utilizzando il campione di Odo che aveva e facendo una simulazione a computer, riesce a risalire al periodo più o meno quando Odo è stato infettato, perché loro inizialmente pensavano che Odo fu infettato quando lui si è unito alla femmina mutaforme, dico femmina perché in mutaforme non hanno genere, quando Deep Space Nine era stata conquistata per un breve periodo della stessa stagione dal Dominio. Quindi loro pensavano che Odo si fosse beccato il virus 2 anni prima, quando c'era il Dominio su Deep Space Nine. In realtà lui, con questa simulazione, lui capisce che in realtà lui si era beccato l'infezione
molto prima, esattamente 3 anni fa. E quando è successo? Praticamente è successo quando Sisko e Odo vanno sulla Terra, nel periodo in cui, la puntata precedente, avevo parlato di quell'ammiraglio che voleva fare il colpo di stato. Qualche problema, perché praticamente un cambiante si sostituisce a Layton e Odo se ne accorge. Comunque tutto sembra procedere bene. Praticamente O'Brien dice, beh, se la sezione 31 ha di nascosto infettato Odo quando lui se n'è andato sulla Terra, sicuramente la sezione 31 avrà un antidoto e quindi loro devono trovare il modo di metterci le mani sopra. A questo punto passiamo all'episodio successivo, episodio 7x22, navigando contro vento. Si vede che le condizioni di Odo stanno peggiorando e Garak inizia ad accorgersene, ma Odo cerca di nascondersi da Kira, perché qualche episodio prima Odo e Kira finalmente avevano culminato, va, fondamentalmente. Garak, che scopre Odo che sta veramente peggiorando, e tra l'altro Odo gli dice che il fatto che loro sono sotto copertura e lui sta cambiando forma molto più volte del normale, sembra che il mutaforma aggravi di più la malattia. Praticamente Odo è messo su un letto che si sente malissimo. Garak gli dice, ma Kira lo sa? Odo dice no, e non lo deve sapere. Ma Garak in realtà ha una gola profonda, io lo dice a Kira, ma Kira dice, guarda, io lo sapevo, però faccio fine di niente perché sono innamoratissima. Nel frattempo Bashir cerca di trovare una cura, non riesce a trovarla, ci lavora per settimane, e O'Brien gli dice, guarda, cerchiamo la soluzione nella sezione 31. In questo punto Bashir esplode contro O'Brien e dice, basta giocare alle spie, basta fare questo, la soluzione è nella scienza. E O'Brien, un po' arrabbiato, se ne va. Dopo un po' O'Brien ritorna e dice, se ha fatto progressi. E O'Brien gli dice, questa volta ci va con molto tanto, gli dice a Julian la seguente cosa. Cosa accadrebbe se tu dicessi alla sezione medica di aver trovato una cura? Bashir dice, beh, sicuramente un agente della sezione 31 verrebbe qua per distruggere tutto il mio lavoro. E O'Brien dice, perché non dice alla sezione 31 che hai trovato una cura? E Bashir dice, così noi possiamo attrarre un agente della sezione 31. E una volta che questo avviene, che facciamo? O'Brien dice, lo catturiamo. E allora loro si guardano e dicono, minchia, abbiamo un piano. Mortacci di Pippo! Passiamo all'episodio 23 della settima stagione, Estremi Rimedi, e qua dove c'è il culmine della porcata. Odo e Kira ritornano sulla stazione, Odo sta malissimo, Bashir lo visita e gli dice che ha circa 1 massimo 2 settimane di tempo, dopodiché schianta. E Sisko è anche in infermeria, gli dice a Bashir, guarda Julian, se ti serve un'altra informazione fammelo sapere, io te le procuro. In questo momento O'Brien parla e racconta tutto a Sisko, perché loro due hanno fatto tutte queste cose di nascosto a Sisko. Intanto Sisko dice, perché mi state nascondendo roba? E Bashir dice, perché io gliel'ho ordinato ad O'Brien, e Bashir è un superiore di O'Brien e quindi lui deve stare zitto. E Sisko dice, ma qual è il piano? E loro gli dicono, guarda, noi abbiamo detto la sezione medica della flotta stellare che abbiamo trovato la cura, ma in realtà non è vero, per attirare una generazione 31. E Sisko dice, ok, anche se questo viene, cioè, la cura a te non te la darà. E Bashir dice, ecco, sono in possesso di una sonda di memoria dei Romulani, è illegale, signore. E Sisko fa una faccia bellissima. Praticamente dice, beh, appunto perché voi state per fare cose illegali, ecco perché non me l'avete detto. Sisko conclude dicendo che il loro piano è pericoloso. Però lui fa questo preambolo che è bellissimo. Dice, tralasciando le questioni legali ed etiche, tralasciando un corno, cioè, vabbè, andiamo avanti. Ed effettivamente la sezione 31 abbocca, nel senso che Sloan va da Bashir, Bashir lo mette in un campo di contenimento e lo stordisce con un phaser. Lo portano nel laboratorio scientifico di Deep Space Nine, messo in un lettino con il campo di forza che non si poteva muovere, e nel frattempo si vede che O'Brien sta preparando queste sonde di memoria. Sloan all'inizio fa lo spavaldo dicendo, ah, ma cosa mi fate, che fa adesso, devo tremare, bla 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 e cose così. E quando lui capisce che Bashir e O'Brien hanno veramente un piano, Sloan inizia a dire a O'Brien cose del tipo, ehi O'Brien, come sta la famiglia, come sta Molly, tutto a posto? Basta, va, insomma, Sloan voleva a modo suo minacciare O'Brien prendendo come riferimento la famiglia, ma se ne stavano fregando. A un certo punto Sloan dice, guarda, ma cosa ti fa pensare che io ho la cura? Bashir dice, guarda, tu sei venuto qua perché tu, se volevi distruggere il mio lavoro, dovevi sapere cosa andare a cercare. E Sloan dice, guarda, ma io potevo distruggere tutto il tuo laboratorio, non ho bisogno di questa informazione. E Bashir dice, guarda, io ti conosco benissimo, a te ti piacciono i lavori fatti bene, e far scoppiare il mio laboratorio non fa parte del tuo stile, quindi tu sai cosa andare a cercare.
Sloan capisce che è nella merda. Le sonde di memoria sono pronte, gliele applicano. A quel punto Sloan attiva un neurodepolarizzatore che praticamente gli scombina i percorsi neurali. Julian, che stava là, lo stabilizza, ma il danno era fatto. Julian dice che gli resta un'ora di vita, però ancora la cura era dentro la sua testa. E dicono: come estraiamo questa informazione? È lì che Julian ha l'idea di utilizzare un interprete engrammatico multitronico. Non so esattamente che c***o, ma è semplicemente un aggeggino che loro praticamente si mettono in testa ed entrano nella testa di Sloan. Un po' come Inception, se l'avete visto. Quindi loro entrano nella sua testa, però devono far presto, perché loro devono riuscire a trovare la cura prima che Sloan muoia, altrimenti scattano pure loro. Qui succede di tutto, succede veramente di tutto. Alla fine riescono a trovare, diciamo, il luogo nella testa di Sloan che contiene tante informazioni, tra cui la cura per Odo. Sloan, per far perdere loro tempo, dice: guardate, qui ci sono tantissime informazioni sulla sezione 31, sappiate che un luogo come questo non esiste nella vita reale, perché la sezione 31 non ha un quartiere generale e i rapporti non vengono scritti, quindi tutto sta nella testa dei suoi agenti. Effettivamente Julian all'inizio viene tentato da leggere queste informazioni, ma O'Brien gli dice: Julian lascia perdere, cioè dobbiamo andare, dobbiamo trovare sta cura. La trovano sta cura, che è una sequenza di, credo, nucleotidi del DNA, che sono nomi un po' difficili, che io mi sono scritto. La sequenza vincente è la radonina, lidestolinina, asporanina e adenina. Bene, con questa formula vincente, assieme a tante altre cose come zucchero, cannella e tante cose belle, no, scusate, questa è un'altra cosa, sono le super chicchie. Utilizzando questa informazione, Julian riesce a creare una cura per Odo. In questi episodi sono diverse le porcate. La porcata numero uno è che la Federazione, prima dell'inizio delle ostilità col Dominio, aveva infettato Odo con un virus e quindi architettato una sorta di genocidio di massa, utilizzando armi biologiche. La seconda porcata è che praticamente Bashir e O'Brien fanno di tutto per avere questa informazione da Sloan in maniera illegale, cioè lo sequestrano, usano le sonde di memoria romulane che sono illegali, non glielo dicono manco a Sisko all'inizio, ma poi Sisko li appoggia, perché come dice O'Brien, Sisko dà il suo completo appoggio. E lui cosa ne pensa? Interessante. Abbastanza. Molto bene, se vi è piaciuto questo video, allora iscrivetevi al canale, visitate il sito internet www.borderlandetalia.com e ci vediamo col prossimo video per andare a scoprire quale altra porcata della federazione parleremo. Ciao!